Che relazione esiste tra credito e moneta? Ha un legame simbiotico enorme, in molti casi sono la stessa cosa. La moneta creata dalle banche centrali è fatta per creare del credito. Ma attenzione, anche il credito crea moneta. La banca ti fa credito, tu prendi dei denari dalla banca, cosa fai? Li depositi presso la banca e poi con questi scrivi un assegno, usi la carta di credito, creando della nuova moneta. Quindi c'è una simbiosi strettissima. La delicatezza di questo rapporto è data dal fatto, pensate a John Law, quando John Law arriva in Francia non c'è moneta, la moneta è scarsissima ed è questo il suo problema. John Law comincia a fare credito. John Law comincia a fare credito e ne fa troppo. In quel momento di euforia in cui la domanda era diventata improvvisamente fortissima, non si potevano più pagare le azioni in billet, ma solo in contanti. Ma da dove provenivano quei contanti? La banca stampava banconote che venivano prestate a chi le chiedeva per acquistare azioni. Era il trionfo della carta. Billet, banconote bancarie, azioni che rappresentavano pezzetti di società e che potevano salire di prezzo. Ma la carta è un materiale infiammabile e non può permettersi di giocare col fuoco. John Law peccò di scarsa prudenza e vi soffiò sopra a pieni polmoni